Ben ritrovati di nuovo su Review You nella mia home gym. Oggi sfrutto la panca, la Bench 900, per recensire questo zainetto da 20 litri della Soloniac, acquistato da Decathlon, pensate, a soli 10 euro. Dovrebbe essere attorno a questa cifra attualmente. L'ho acquistato all'incirca qualche settimana fa, quindi ho iniziato anche ad utilizzarlo, a testarlo, e quindi vi do il mio feedback. Allora, si tratta della versione, come vedete, color caccia, mimetico, quasi un verde stagno, vegetazione, ma c'è anche la versione, diciamo, camo, sempre verde marroncino chiaro, quindi un sempre così, tipo i colori, però con una fantasia un po' diversa. E poi c'è la versione invece arancione, scuro fluo, che è proprio la versione quando si va a caccia per farsi, diciamo, riconoscere in qualche modo dai compagni di caccia e non farsi sparare addosso. Quindi è proprio totalmente arancione con alcune macchie camo. E vi faccio vedere questo qua. Ho scelto questo colore perché comunque mi piaceva la fantasia, e poi ci vado a pescare. Quindi, quando non mi serve portarmi dietro un peso eccessivo, questo zainetto da 20 litri devo dire che fa proprio al mio caso. Allora, ve lo vado a mostrare da vicino. Innanzitutto, la fantasia è così. Me l'aspettavo un po' diversa, devo dire, dalle foto che avevo visto direttamente sul sito della Decathlon. Tra l'altro vi lascio il link in descrizione di questo zainetto della Decathlon, ma anche di qualche zainetto sostitutivo che si può acquistare su Amazon, simile. Al di sotto, come vedete, c'è la marca Soloniac, la parte grigio marrone, e ci sono queste, diciamo, questi spazi che vi permettono di attaccare dei moschettoni, come nel mio caso. Ho attaccato un moschettone con calamita per attaccarci il guadino, il retino da pesca, e poi un'altra calamita per attaccarci ad esempio questa forbice multifunzione, sempre per la pesca. Ho anche attaccato questi elastici che, tra l'altro, mi erano arrivati, pensate, insieme alle t-shirt, le felpe che avevo recensito, sempre della Decathlon, quindi erano avvolti, e ho pensato di attaccarli qua, così che quando mi serve, diciamo, dell'extra spazio, vado a infilare la mia felpa arrotolata direttamente a questi elastici, quindi sta al di fuori, senza metterla all'interno. Guardiamo il retro. Anche qua abbiamo la stessa fantasia, mentre la parte dello schienale non è imbottita né niente ed è di questo grigio verde militare. Qua si può regolare, abbiamo la cinghietta che arriva all'altezza del petto e quindi vi dà, diciamo, una stabilizzazione in più quando camminate. Comoda, mentre sulla parte, diciamo, della vite, della vita, non abbiamo invece nessuna cinghia. Si può regolare, e sulla parte sempre davanti abbiamo questa taschina, quindi ci sono tre, diciamo, scomparti, o meglio tre spazi dove attaccare moschettoni o infilare una torcia, eccetera, quindi 3, 6, 9. Poi abbiamo una taschettina che si apre, piccolina. Io, come vedete, ci ho messo dentro la scatoletta con gli spoon, e ci metto dentro di solito anche un coltellino, un porta ami, giusto quello che mi serve. E questo è lo spazio, diciamo, non è tantissimo, però vi permette comunque di avere una tasca. Adesso non so se rende, ci sta la mia mano e arriva fino a qua, quindi diciamo che questo è lo spazio. Mi permette di mettere alcuni accessori. Poi nessuno vi dice che dovete usarlo per forza per la caccia o per la pesca, potete usarlo anche, se vi piace questo genere, per un trekking, una passeggiata breve, potete metterci gli occhiali da sole, una merenda e via.
La parte interna, come vedete, è di questo colore. C'è giusto un po' di imbottitura, devo dire, però non c'è, diciamo, l'imbottitura sulle spalle, quella che si vede magari su zaini da trekking professionali, proprio da, che li vendono anche la Decathlon tra l'altro, però in questo caso si vede anche per il peso, non è pensato di avere uno schienale particolarmente imbottito. Comunque non ci sono altre tasche, è semplicemente una tasca unica, bella profonda, che vi permette comunque di mettere all'interno quello che volete, una borraccia da 1,5 litri, una merenda, una maglia, quello che volete. Qua poi avete il gancio sempre di stoffa e via, potete lavarlo in acqua fredda a mano o forse anche in lavatrice a 30 gradi, vediamo, dovrebbe dirlo da qualche parte. Eccoci qua, come vedete, lavaggio a mano, mentre non viene raccomandato di lavarlo in lavatrice. Vedete un po' voi. Comunque, e vi dico giusto le dimensioni, perché uno almeno si fa anche un'idea. Trovate comunque tutto sul sito, però abbiamo come dimensioni 47 cm x 25 x 17 cm, dovrebbe essere lo spessore. Tessuto poliestere 600D, cioè 600 denari è la resistenza. Devo dire che l'ho usato anche sotto una pioggerellina, diciamo non troppo forte, intensa, e quindi non era un acquazzone per intenderci, e il contenuto si è mantenuto abbastanza asciutto, però ovviamente non è pensato per essere utilizzato in una situazione di acqua o neve. Per quanto riguarda invece un ambiente, una situazione del genere, ho acquistato invece già un po' di tempo fa quest'altro zainetto, sempre da Decathlon, che è invece impermeabile e fino a una certa soglia, quindi una resistenza maggiore all'acqua e alla neve. Ma perché? Perché questo qua è proprio pensato per diciamo usarlo in ambienti di sci, neve, quindi se andate a sciare, a fare snowboard, potete mettere dentro dietro lo snowboard. Ma magari faccio una recensione su questo zainetto e ve lo mostro un po' più da vicino. Quindi uno zainetto secondo me interessante per la caccia, per la pesca, piccolo, compatto, utile per escursioni o gite piccole, anche di una giornata. Mi ha convinto, devo dire, anche se all'inizio i colori non mi piacevano troppo perché differivano un po' dall'immagine sul sito, però devo dire che fa il suo dovere. Poi con questo prezzo, cioè, è davvero qualitativamente ottimo. Link in descrizione di questo articolo e anche di alcuni altri zainetti su Amazon. Alla prossima review!